Ciao a tutti, sono Giulia e siamo tornati sul mio canale con un nuovo video. Come avrete letto dal titolo, oggi siamo qui con un nuovo episodio di Is It Love, Matt? Come vi avevo infatti annunciato nella live di ieri, l'episodio invece che uscire martedì come avevo previsto per questo nuovo orario, non ho fatto in tempo a pubblicarlo e quindi per fare comunque due episodi ho deciso di pubblicare un altro video appunto di sabato. E ultima cosa, prima di cominciare, ho notato che dato che venerdì ho cambiato l'orario della live, l'ho fatta alle 18 invece che alle 16 per dei motivi di tempo e per dato che mi ero, ve lo dico proprio sinceramente, dimenticata, non mi ero accorta fossero già le 16 e non ho fatto in tempo. Ho visto però che c'era molta meno gente rispetto al solito e quindi penso che non sposterò mai più l'orario perché alle 16 di solito siete tutti molto più partecipi e anche se l'episodio come al solito lo salvo e lo metto nella solita playlist del gioco qui su YouTube, comunque se a qualcuno interessa partecipare alle live perché può darmi dei consigli su quale scelta, quali opzioni mettere, è giusto che io vi dia ascolto, insomma, e tenga la live alle 16, che è un orario in cui di solito c'è più gente. Comunque niente, detto questo direi di cominciare subito per chi si fosse perso il video della live appunto. È stato pubblicato, penso come al solito, verso le 5 di mattina, però prima di vedere questo episodio ovviamente andatevi a vedere anche l'altro perché capirete meglio quello che è successo. Tra l'altro noi ci troviamo in una situazione molto così. Strano che non mi hanno bloccato il video alla fine e speriamo non blocchino neanche questo perché vabbè, sappiamo tutti quello che sta succedendo. E vabbè, queste. Io vabbè, non ce la faccio più, non commento neanche. Me lo sussurra tra le mie labbra per continuare a baciarmi lungo il collo. La cosa brutta è che spiegano proprio tutto in modo molto esplicito e quindi questo può portare sicuramente al blocco del video. Perché tu invece no, non sono caduta nella piscina di proposito. Boh. Non sono caduta nella piscina di proposito, ma in realtà. Ah, sì, è vero, non è caduta di proposito, vabbè. Non ho mica perso l'equilibrio per cadere in piscina di proposito. Lo sento trattenere una risata contro il mio collo. Evidentemente la scena è stata senza prezzo. E non intendevi neanche far cadere me? Beh, quello forse. Alzo un sopracciglio mentre mi guarda con tenerezza. Sai che c'è? Tu parli troppo. Mi aspettavo più azione da un ragazzaccio come te. Matt mi fissa. Mi piace provocarlo. Evidentemente il giochetto piace anche a lui. A me un po' meno. La signorina vuole dell'azione. Dimostraglielo. Sì. Cercherò di essere più esplicita. Oddio, no, aspettate, che cosa fa? Afferro il bordo del mio top e sfilo velocemente lo sfilo velocemente dalla mia testa, gettandolo leggiadramente sul pavimento. Pessima scelta. Arrossisco quando gli occhi di Matt si scuriscono mentre li fa vagare lungo il mio corpo e credo di perdere l'equilibrio. Ok, se deve essere tutto l'episodio così, non sono proprio entusiasta di quello che accadrà. Mi afferra con facilità e avvolge le sue braccia attorno alla mia vita per portarmi contro di lui. Queste sono le scene che io definisco sempre un po' trash, comunque. Mi ritrovo fra faccia a faccia con lui, con il respiro pesante. Potrà anche essere ancora. Ah, potrò anche essere ancora bagnata, ma sono cocente. Sto leggendo. Si sposta verso il divano e mi mette giù senza smettere di baciarsi. Di baciarmi sarà. Inizia a liberarmi dei jeans bagnati, i quali hanno deciso di rimanere appiccicati alla mia pelle, rendendoli le cose più difficili. Ridi, aiutalo. Aiutalo, non lo so. Guardate, per me è indifferente in questo momento in poi. Mi aiuto ad affrettarlo, ad abbassarlo. No, oddio, che cosa sto leggendo? Mi affretto ad aiutarlo ad abbassarli. Come riesco a togliermeli, si china su di me e il mio cuore si ferma. Riesce a farmi tremare con uno sguardo e potrei perdermi nei suoi occhi scuri. Scusatemi il frastuono in sottofondo, ma ci sono i cani che stanno abbaiando. Mi prende per la vita per sollevarmi un po'. Le sue mani toccano le mie cosce e i miei fianchi mentre continua a baciarmi. Basta, ma quanto dura sta descrizione? Mi abbandono a lui assaporando questo momento dove la tenerezza si mischia alla passione. Non posso più fare a meno di lui. Prende l'iniziativa, lasciagli prendere il controllo. Dato che l'ultima volta ha preso lei il controllo, da quel che mi ricordo nella live di ieri, a questo punto lasciagli prendere il controllo. Quella lentezza ipnotica i suoi fianchi si muovono contro le mie cosce. Sentire la virilità della sua pelle contro la mia mi fa sentire debole. Basta, quanto dura sta cosa? Ricopro il mio collo di baci per scendere progressivamente.
Il mio corpo trema dal piacere, si tende sotto il suo tocco. Ok, questo episodio è sicuramente da bloccare. Aiuto. Le sue mani vagano su ogni centimetro del mio corpo, come a cercare di imprimerselo interamente nella memoria. Passo le mie mani fra i suoi capelli e quando le sue labbra raggiungono il mio punto più sensibile, la mia schiena si arca dal piacere. Lo voglio così tanto che potrei impazzire. Vorrei che questo momento durasse per sempre. Invece ho sperato già dall'inizio che finisse perché ho il terrore di quando insomma spuntano episodi di questo genere, di queste scene che durano 3 anni, il video finisce così, che potrà essere bloccato da un momento all'altro. Ma abbiamo finito, hanno diciamo tralasciato tutto il resto dei dettagli. Stamattina quando apro gli occhi mi sento rilassato. Oh mio Dio, questo cane che abbaia. Ho dormito da metto. Abbiamo passato gran parte della notte tra le braccia l'uno dell'altro a parlare. Osservo divertite vestiti sparsi per tutto l'appartamento. Oddio. Sento che Matt è sotto la doccia e do uno sguardo veloce alla sveglia. Sono già le 11:30, mazza. Amo dormire fino a tardi, odio dormire troppo. Beh, io sinceramente non amo dormire tanto perché dopo sono più stanca di prima, cioè mi sento rimbambita, quindi odio dormire troppo. È già finita l'energia, vabbè. Guardo come al solito tutte le pubblicità, vedo il minigioco e noi ci vediamo tra poco. Ok, eccomi qui. Ah, ma questo l'avevo già letto, ok? Non mi piace svegliarmi così tardi, mi sembra di aver sprecato metà della giornata a dormire, anche se in questo caso c'è una ragione valida. Mi trascino verso la mia borsa e cerco il telefono. Lisa mi ha mandato un messaggio. Ehi, bellezza, ti andrebbe di vederci al CP questo pomeriggio, non so cosa sia il CP, però vabbè. Ah, ecco. Ah, ok, un pomeriggio al Central Park con Lisa, perché no? Torno a letto e mi infilo sotto le coperte. Ma ho detto che non ti piace dormire. Rispondi di sì, prima vedi cosa vuole fare Matt. Vabbè, dai, rispondi di sì. Tanto penso che Matt, cioè, se ne non abbia. Non so che sto dicendo. Inizio a scrivere il messaggio quando Matt appare facendomi sobbalzare. Ehi Angelo, già al telefono? È irresistibile, un asciugamano legato mollemente alla vita a nascondere la sua nudità. Devo trattenermi dall'emettere un piccolo sospiro di soddisfazione, mamma mia. Fingiti offesa, ammiralo. Vabbè, perché dovrebbe essere offesa? Sto letteralmente fissando il suo corpo, ha sempre lo stesso effetto su di me, eppure ho ancora grosse difficoltà a nasconderlo. Vabbè, ma ormai state insieme. Vabbè. Riporto nervosamente lo sguardo sul telefono, sentendomi un po' presa alla scoperta. Mi sorprende. Ah, ok, non è un dialogo, ok, scusatemi. Mi sorprende saltandomi letteralmente addosso, mi toglie il telefono dalle mani e lo fa scivolare sotto le mie ginocchia sulla piega sensibile. Scoppio a ridere agitandomi sotto il suo peso. Soffro il solletico, Angelo. Mamma mia. Sì, no affatto. Di no affatto, perché almeno. No, in realtà secondo me lo fa lo stesso, anche se dici di no. Vabbè, però se dici di no, è uguale. Fa pure, non lo soffro. Tento di solleticarmi in tante diverse parti, ma mi spiace per lui, è una delle poche cose che so come controllare. Io no. Smette e mi bacia sul naso. Ha un così buon odore, ha lo stesso profumo della prima volta che lo vidi. Il mio cuore batte forte. Scusatemi per la piccola interruzione, rieccomi. A chi scrivevi al tuo amante? Mi ripassa il telefono e la sua espressione da idiota mi fa ridere. Che cosa sto leggendo? Gli do un colpo sulla spalla. Se la mia amante è bionda e passa tutto il tempo a parlare delle sue conquiste, allora sì, confesso.